Buona giornata a tutti ed eccomi qui in diretta. Io sono Claudio Simeoni che, come tutti i giovedì, manda trasmissione magia, stregoneria, paganesimo dalla più grande radio del Veneto, che è Radio Gamma 5, che trasmette su 94 FM. Tutti i giovedì alle ore 15 e anche oggi siamo perfettamente puntuali, dati i grandissimi lavori che Radio Gamma sta effettuando di ristrutturazione della propria sede. E grazie al Presidente, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per Radio Gamma per permetterci anche a noi di fare questa trasmissione. La trasmissione di oggi di Magia, Stregoneria e Paganesimo verte sul chiedersi il perché delle cose del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Prima di cominciare a presentare per l'ennesima volta il Crogiolo dello Stregone, volevo fare un appunto su. Anche per i pochi radioascoltatori che ci stanno ascoltando, su quanto è accaduto venerdì scorso. Allora, venerdì scorso, durante quella riunione per discutere del concetto di libertà, praticamente alla fine tutta l'assemblea, tutta la riunione ha finito per essere si lavora e si fatica per la pancia e per la fica. Cioè, tutto quello che doveva essere un tentativo, uno sforzo di trovare i termini astratti all'interno dei quali andare a definire il concetto di libertà e riprodurlo in situazioni diverse per riprodurre come affrontare il concetto di libertà in situazioni diverse per vedere come leggerlo, come inserirlo, come sistemarlo e come noi porci noi stessi per affrontare, per costruire la libertà in situazioni diverse. A mano che si presentavano durante la nostra vita, è finito invece con immiserirsi. E l'immiserimento è avvenuto quando? Quando alcune persone hanno presentato la loro esperienza come un'esperienza quasi da imitare. Cioè, anziché andare alla ricerca di ciò che aveva spinto loro a costruire quell'esperienza, le forze che li avevano portati a trasformarsi, hanno portato la loro esperienza come modello, come motivo da imitare. E questo purtroppo è quello che noi stiamo combattendo. Cioè, se io porto un modello, porto una verità. Se io porto una verità, chiedo agli altri di adeguarsi alla mia verità. Ma a noi questo non piace. Noi portiamo gli strumenti per costruire un cammino di libertà. Il mio strumento è la forza che mi spinge a me di rimuovere gli ostacoli della mia esistenza. Ora, se io dico a uno, io sono stato bravo perché io ho raggiunto la libertà facendo questo, non posso farlo, non costruisco libertà, perché chiedo a lui di imitare il mio fare. Se lui imita il mio fare, uccide la costruzione della sua libertà, perché lui è necessariamente diverso da me. Io posso raccontare le forze che mi hanno spinto a me ad agire, ma non posso dire a quello io sono libero, fai come me. Questo per noi è antitesi di tutto. E se questo è il sistema di portare avanti le cose, si va a finire l'assemblea nello stesso e identico modo. Si lavora e si fatica per la pancia e per la fica. Io so benissimo che riuscire a liberare i bisogni del mangiare e i bisogni sessuali è importante per gli esseri umani e hanno rappresentato delle lotte grandiose che gli esseri umani hanno fatto. Però se tutto il nostro sforzo per costruire il nostro pensiero si riduce a questo, beh, si riduce a ben misera cosa. E il guaio di tutto questo è che alcune persone che hanno fatto 60-70 km per partecipare, la prossima volta non verranno più. In pratica, un po' alla volta si chiude, si tagliano quelli che sono i discorsi che stiamo tentando di fare. E questo è sbagliato, questo è negativo. Cioè, le cose vanno costruite in espansione. Un'altra cosa è da dire a proposito dei pagani. Io l'ho già detto molte volte, ma sembra che per quante volte io lo dica, non è mai chiaro. Il paganesimo come religione non è mai esistito. Cioè, non esiste il paganesimo come religione nel passato. Il termine pagano è un termine dispregiativo con cui i cristiani che stavano andando al potere chiamavano gli altri, quelli dei villaggi, quelli della periferia, quelli che ancora avevano un sentire del mondo come essere vivente. Per cui,
quelli che adoravano Giove, Zeus o i Maya, gli Aztechi, i Celti, eccetera, non erano in realtà dei pagani, ma erano quelli che seguivano la loro religione, ma loro non si definivano pagani. Il termine paganesimo lo stiamo usando noi adesso per riprendere il discorso da dove si era lasciato. Per cui noi non diciamo mai a nessuno bisogna ricostruire la società romana, bisogna costruire la società greca, bisogna costruire la società egiziana, mai diremmo una stupidaggine del genere. Noi andiamo alla ricerca delle forze che hanno costruito il sentire religioso antico. E quelle forze le usiamo per ricostruire il sentire religioso moderno. Per cui noi non riproduciamo il passato, noi attingiamo dal passato, ma il futuro lo costruiamo noi. Per cui non esiste una religione pagana di Roma antica, non esiste una religione pagana di Grecia antica. Erano i cristiani che dicevano che loro erano pagani. Per cui non andiamo a confondere le cose. I cristiani dichiaravano guerra al mondo, dichiarando guerra al mondo, accusavano il mondo o dicevano del mondo in modo dispregiativo: voi siete pagani. Bene, noi riprendiamo questa cosa e la facciamo nostra. Per cui, se voi dite, trovate alcuni che dicono noi seguiamo la religione celtica, loro sono dei pagani che seguono la religione celtica, ma seguono quella religione celtica, cioè quello che è rimasto della religione celtica, per quello che è stato riprodotto finora, cioè le uniche cose che sono rimaste. Per cui effettivamente sono dei pagani, però non vanno alla radice dei movimenti, vanno alla radice di una forma religiosa. Comunque sono pagani, però con quelli voi vi confrontate. Se voi vi confrontate con noi, vi dovete confrontare con la filosofia, col pensiero, con le cose che noi diciamo. Non con riferendo a noi la propaganda cattolica che fanno i cattolici rispetto a quello che loro pensano che i pagani facciano. Questo è inaccettabile. Cioè, quando Gesù di Nazareth va dai farisei che gli dicono: ma perché tu non segui le tradizioni? E gli dice: voi siete malvagi, anziché rispondere alla domanda, è un giochino che voi, chiunque di voi che ascolta, con me non lo fate. Con me ha solo delle risposte dure, decise e precise. Per cui il paganesimo lo stiamo costruendo noi, ora, adesso, noi diciamo il nostro pensiero, noi diciamo le nostre idee, vi possono piacere e non piacere, le potete contestare, le potete dire che non sono buone, non sono vere, va tutto bene, però vi confrontate con quello che noi diciamo, con quello che noi facciamo, non con quello che voi vorreste che noi facessimo. Chiaro questo? Bene, precisato questo, andiamo a parlare del crogiolo dello stregone. Che cos'è il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone nasce da un'impostazione precisa, cioè non esiste una volontà creatrice all'inizio del mondo, ma esiste un mondo che attraverso le sue trasformazioni va a definire la coscienza universale. Pertanto esistono delle trasformazioni dal presente, il presente che costruisce la coscienza universale. Questo processo, che è il processo della stregoneria, è l'idea fondamentale della stregoneria, implica che qualsiasi coscienza esista in questo momento, sia il Sole, sia il verme, sia un essere nel più distante galassia dell'universo, sia le galassie, sia la Terra, sia il Sole, non devono far altro che prendere in mano la responsabilità della propria esistenza, usare la propria volontà, usare le proprie determinazioni come sono state costruite nella loro esistenza e tentare di dilatarsi, tentare di svilupparsi. Bene, il crogiolo dello stregone prende avvio da questa impostazione dottrinale e la prima domanda che si chiede e che risolve. Scusate un attimo. Allora, il crogiolo dello stregone va a rispondere alla prima domanda, che è questa: cosa devo fare io per dilatarmi nel mondo? Ora, noi prendiamo atto che in questo momento, in questo paese, in questa parte della Terra, l'educazione cattolica, l'orrore cattolico,
l'orrore cristiano, l'orrore musulmano, l'orrore ebraico, cioè l'orrore monoteista, ha uno scopo: mettere in ginocchio le persone. Mettere in ginocchio le persone implica privare le persone della capacità di dilatarsi nel mondo. Il Crogiolo dello Stregone va a definire tutti quegli elementi che portano la persona a sottrarsi dall'inginocchio. Siccome la posizione di mettere in ginocchio le persone non è una posizione razionale, cioè non è che basta un bel discorso, basta una bella frase, basta qualcosa di logico per tirar fuori le persone dall'essere in ginocchio, ma è un'operazione magica, nel senso che le persone vengono messe in ginocchio fin da bambine, fin da piccolissime, vengono costrette a pregare, vengono costrette a rinunciare alle proprie, alla propria volontà, alle proprie determinazioni, vengono rese dipendenti. Bene, occorre un percorso molto duro e molto preciso per riuscire a sottrarsi dalla posizione in ginocchio. E per questo abbiamo definito gli elementi del Crogiolo dello Stregone in maniera generica. Perché? Perché la formula generica permette a qualsiasi persona di prendere l'elemento e di farlo proprio, di elaborarlo e di costruirlo come a lei va bene. Allora abbiamo fatto il Crogiolo dello Stregone in maniera generica. Dopodiché abbiamo detto, esiste un processo di magia nera, di stregoneria nera, attraverso la quale mettere in ginocchio le persone. Bene, cerchiamo di individuare quei meccanismi che mettono in ginocchio le persone. E partendo dal crogiolo delle persone abbiamo elaborato il crogiolo del male, cioè come vengono messe gli elementi del crogiolo per distruggere la possibilità delle persone di dilatarsi nel mondo. Fatto questo, abbiamo detto, però, una volta che la persona si tira fuori dalla posizione in ginocchio, incontra il mondo cosciente di sé, il mondo consapevole di sé, si accorge di essere un Dio che si sta costruendo in mezzo a tanti dei che si stanno costruendo. In natura, ogni albero, ogni pianta, ogni filo d'erba, ogni verme, il pianeta stesso, non sono altro che degli dei, delle coscienze che si stanno costruendo. Nel momento stesso in cui io mi sottraggo dalla posizione in ginocchio, scopro il mondo uguale a me. Uguale a me significa non uguale come persona, significa con le stesse tensioni, con la stessa volontà, con le stesse determinazioni, cioè spinto dalle stesse forze. Bene, con queste forze io costruisco delle relazioni per camminare insieme, per svilupparci insieme. E per svilupparci insieme è il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. E andiamo oggi a parlare di un elemento dei quattro canti del mondo, che è esattamente il chiedersi il perché delle cose nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Questa sarebbe stata l'undicesima, in realtà è la quattordicesima trasmissione del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Vediamo un attimo. Eccomi qua ancora. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, il mio numero di telefono trovate è sempre uguale. E vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vi ricordo che i numeri di telefono di Radio Gamma 5 sono 700-700, il solito numero che telefonate sempre, e poi c'è un secondo numero che è 700-838. Ripeto, 700-700 e 700-838. Bene, passiamo al chiedersi il perché delle cose nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. E poi facciamo la rassegna stampa e diamo il via alle telefonate. Chiedersi il perché delle cose era un elemento fondamentale che concorreva alla formazione del Crogiolo dello Stregone. Questo elemento consentiva all'apprendista stregone di superare l'apparenza, la rappresentazione immediata del fenomeno, per cercare di giungere alla sua numenia, alla sua essenza intima e di afferrarne i significati che l'apparenza gli mostrava. Abbiamo detto che il chiedersi il perché delle cose implicava anche il chiedersi il perché delle cose, in un processo di ricerca continuo che impediva alla verità di bloccare la ricerca del soggetto in relazione ai fenomeni attraverso i quali costruiva la sua esistenza. Io percepisco il fenomeno, ma il fenomeno è oggetto in sé e prospetta alla mia percezione gli aspetti che gli ritiene opportuni prospettare. Io percepisco il fenomeno, ma la mia percezione è divenuta formandosi giorno dopo giorno. Affermando che esiste un processo di costruzione continua, la mia percezione del fenomeno e la collocazione che io gli do nella mia vita
è comunque e sempre relativa alla mia capacità di percepire il fenomeno stesso. Nella relazione dei quattro canti del mondo, sia la capacità dei soggetti di fondere i loro crogioli, sia la percezione della fusione e la traduzione di quella fusione nella vita quotidiana è sempre relativa alla capacità soggettiva di percepire la fusione stessa. Una fusione nei quattro canti del mondo non è mai vissuta come elemento totalizzante della propria esistenza, in quanto la fusione avviene sempre con soggetti diversi da sé. Ma anche la capacità di percezione della fusione è relativa alle trasformazioni del soggetto stesso. Cosa ho ottenuto nella fusione del crogiolo stregone nei quattro canti del mondo con la coscienza di sé, dell'essere cielo che io chiamo Giove? Se io mi devo basare sulla descrizione della ragione, nulla. La coscienza di sé del cielo è là, è enorme, e i suoi bisogni sono apparentemente estranei a quelli che la mia ragione esprime. Dunque, posso benissimo relegare la relazione all'immaginazione. La ragione ne è soddisfatta. In realtà, nei quattro canti del mondo, Giove ha riversato tutto se stesso, mentre io ho afferrato quanto ero in grado di afferrare. Nella relazione, io ho riversato tutto me stesso, e Giove ha afferrato quanto ero in grado di afferrare. Una cosa sa perfettamente Giove: gli esseri umani, attraverso l'uso delle proprie mani, sono in grado di modificare la composizione dell'atmosfera in tempi relativamente brevi, e il caldo che fa in questi giorni ne è una dimostrazione. Quindi sono in grado di modificare la sua stessa coscienza e la sua stessa consapevolezza. Cosa si è modificato nella relazione? Giove sa che c'è un essere umano che può esprimere, per quello che la sua percezione lo ha condotto a percepire, i suoi bisogni all'interno della specie umana. Così egli nutre di energia vitale quell'essere umano, in quanto quell'essere umano, costruendo la relazione all'interno dei quattro canti del mondo, si è fatto Giove. Ma Giove potrebbe presentarsi a quell'essere umano sia come rappresentazione che come consapevolezza. Che cosa cambia? Che se io lo percepisco come rappresentazione, colgo soltanto, al di là di come lo descrivo, il suo aspetto di immensità e potenza. Se lo colgo come consapevolezza, colgo la sintesi dei suoi bisogni, dei suoi mutamenti, della sua volontà e delle sue determinazioni, relativamente alla mia capacità di percepirle. Nel primo caso la rappresentazione è elemento statico. Io non mi sto chiedendo il perché della relazione. Nel secondo caso la fusione è dinamica, in quanto cogliendo le prerogative e le determinazioni significa diventarne parte. Fin tanto che io penso a quelle determinazioni, allineandole con le mie determinazioni, Giove alimenta il mio fare, in quanto il mio fare è quello di Giove. Non ha naturalmente senso che io affermi di alimentare il fare di Giove, data l'immensa sproporzione di consapevolezza che abbiamo. Ma ha senso parlare di modificazione dell'intento di Giove. Se molti esseri umani si muovono e agiscono avendo presente le necessità di Giove, cioè della nostra atmosfera, e delle sue trasformazioni, e scoprono che alcune determinazioni di Giove possono essere le loro determinazioni, l'intento di Giove si modifica, includendo anche questo nel suo fare. Chiedersi il perché delle cose nel crogiolo dello stregone significa superare la rappresentazione del fenomeno e giungere a scoprire nuove caratteristiche e nuove prerogative del fenomeno stesso. Chiedersi del perché delle cose all'interno dei quattro canti del mondo significa essere consapevoli che una relazione è in grado di fornire più elementi di quanto descritti, e nello stesso tempo pone il soggetto che ha costruito la relazione nei quattro canti del mondo in tensione per cercare gli elementi attraverso i quali ampliare la sua modificazione ottenuta dalla relazione. Chiedersi il perché delle cose permette di costringere la ragione a non ergersi a padrona e manipolatrice delle spiegazioni. Significa costringere la ragione a manipolare continuamente nuove spiegazioni, ricercando i fenomeni da aggiungere per la formulazione del suo giudizio. Questo fare permette di far affluire gli effetti della fusione dei quattro canti del mondo, i fenomeni, anche molto tempo dopo che la relazione è avvenuta. In pratica, chiedersi il perché delle cose permette
permette di conservare una ragione agile e pronta a far affluire nuovi elementi. La ragione, a sua volta, entra nella relazione dei quattro canti del mondo in quanto gli oggetti con cui ci relazioniamo sono oggetti reali, tensioni reali, che hanno un riscontro nella ragione, anche se questa, proprio per la descrizione, è costretta a circoscriverne la loro immagine. Così, l'immensità della coscienza di sé, Venere, che attrae il mio fare nella ragione, si trasforma in un modo attraverso il quale costruire le relazioni, ma il modo con cui costruisco le relazioni sia con gli altri esseri umani sia con gli esseri della natura può essere sempre migliorato. Il mio farmi Venere è una trasformazione continua che inizialmente tende a distruggere il saccheggiatore che il condizionamento educazionale imposto dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra ha costruito dentro di me. E in un secondo tempo costruisce dei modi comportamentali e dei sistemi di relazione sempre più vicini al venerare e sempre più estranei al saccheggiare. Nella relazione dei quattro canti del mondo, il mio intento diventa quello di Venere e Venere diventa il mio intento. Nella ragione, quell'intento diventa intenzione. Dal momento che l'educazione ha teso a farmi diventare soggetto, o soggetto di distruzione, io modifico quel modo di essere, in quanto la mia intenzione nella ragione è quella di modificarlo, e lo posso fare perché nella relazione nei quattro canti del mondo il mio intento si è fuso con l'intento di Venere. Una volta iniziato quel processo, l'interazione fra intento e intenzione è sempre più intimo, e attraverso il chiedermi il perché delle cose, armo il mio fare dei nuovi elementi del farmi Venere. Il farmi Venere non è un atto di debolezza davanti ad un mondo di saccheggiatori, ma è un atto di forza che annienta il saccheggio. Così, se all'inizio ero timoroso, in quanto abbandonando il saccheggio mi immaginavo debole, poi, proprio per aver abbandonato il saccheggio, mi ritrovo forte, mi ritrovo costruttore della vita e in grado di affrontare ogni saccheggiatore. Posso farlo perché mi sono chiesto il perché delle cose. Mi sono chiesto perché dovevo affrontare la vita saccheggiando e umiliando il più debole, anziché impedire al più forte di saccheggiarlo. Quel chiedermi il perché delle cose è stato possibile perché il mio intento si è fuso con l'intento di Venere e si è riversato nella ragione sotto forma di intenzione e di principi. Intenzione e principi che si sono modificati via via che afferravo nuovi fenomeni o aspetti di essi dalla relazione con Venere e riuscivo a trasferirli nella ragione. Questo è farsi Venere, essere noi stessi Venere. Chiedersi il perché delle cose nei quattro canti del mondo porta ad una modificazione soggettiva, dove il fenomeno percepito acquista valore proprio perché noi non lo consideriamo elemento assoluto percepito in modo assoluto, ma lo percepiamo come elemento in modificazione, sia nella sua percezione che nel modo di porsi. Chiedersi il perché delle cose nei quattro canti del mondo permette di alimentare il fare quotidiano, in quanto la relazione di quanto la relazione costruisce, permette di costruire l'essere umano nell'eternità dei mutamenti. Chiedersi il perché delle cose permette di considerare relativo quanto il fenomeno ci presenta. Chiedersi il perché delle cose ci permette di non abbandonarci a quanto la descrizione ci propone, né a quanto il fenomeno percepito ci presenta. Così, nella relazione dei quattro canti del mondo, la descrizione dei fenomeni che percepiamo diventa relativa al nostro descritto, ma la descrizione non si pone al nostro essere che è pronto a sostituirla con una descrizione migliore. Così attraverso il chiedersi il perché delle cose non ci facciamo ingannare dall'apparizione di un divino che tendendo a sottometterci ci presenta una descrizione consona alla nostra ragione. Noi non siamo dipendenti da quella ragione. La nostra azione non dipende dalla nostra descrizione, ma dalla nostra percezione. Nei quattro canti del mondo noi agiamo attraverso volontà, non attraverso la descrizione della ragione. Nei quattro canti del mondo noi abbiamo attrezzato noi stessi per affrontare lo sconosciuto. Non descriviamo lo sconosciuto per metterlo in ordine. In qualunque modo
noi descriviamo il fenomeno che ci si presenta, sappiamo che quella descrizione è relativa alla libertà descrittiva che abbiamo raggiunto. Dunque, che abbiamo raggiunto, se noi fissiamo quella descrizione automaticamente, interrompiamo il nostro cammino di libertà. Accettiamo la descrizione, ma non la eleviamo ad assoluto, non la eleviamo a padrona del nostro fare. Il chiedersi il perché delle cose ci permette di fare questo, ci permette di lasciare agile la nostra descrizione, ci permette di essere aperti a nuovi arrivi nella descrizione, ci permette di non limitare la fusione del crogiolo a quanto è conosciuto, ci permette di fare della fusione una trasformazione in continuo mutamento. Scusate un attimo solo. E questo è il chiedersi delle cose nei quattro canti del mondo. Chiedersi il perché delle cose, chiedersi ancora il perché delle cose. Cioè, non fermarsi mai all'elemento, all'apparenza, non fermarsi mai alla cosa semplice, non fermarsi mai a quello che crediamo sia giusto. Usiamo pure il giudizio di necessità. Diciamo, sì, probabilmente questa cosa è giusta. Noi agiamo perché chiaramente dobbiamo agire e il nostro giudizio è sempre parziale, non possiamo fare a meno di emettere un giudizio. Però nello stesso tempo non inganniamo noi stessi dicendo questa è la verità. Lasciamo sempre aperta la porta che ci sia qualcos'altro da scoprire, qualcosa che magari noi in quel momento non pensiamo nemmeno lontanamente che agisca, però potrebbe esserci ancora qualcosa. Cioè, lasciamo sempre il giudizio fluido, fluire velocemente. E questo ci porta a trasformarci, ci porta proprio a costruire un modo diverso di guardare il mondo. Se noi pensiamo che l'albero è soltanto qualcosa per far legna, noi continueremo per tutta la vita a pensare che l'albero è solo qualcosa per far legna. E là stupriamo il nostro pensiero. Cioè, blocchiamo lo sviluppo del nostro pensiero al fatto che l'albero serve solo a far legna. E non abbiamo la possibilità di aggiungere nuovi fenomeni, di ampliare il nostro pensiero. Così magari nel guardare il sistema sociale in cui viviamo, noi non possiamo dire questo è meglio di quello, possiamo dire si può migliorare quello che esiste, ma dobbiamo sempre stare attenti a non fare mai delle gaffe semplificando cose che invece sono estremamente complesse, perché non faremo altro che rincorrere qualsiasi propagandista che ci arriva. Cioè, noi dobbiamo sempre sapere che il mondo che abbiamo davanti a noi è estremamente più complesso di quanto noi siamo in grado di afferrare. Per cui dobbiamo sempre, in qualsiasi momento, dire sì, c'è questa cosa che io la vorrei diversa, però la vorrei diversa, non so se è giusto che sia diversa. Cioè, manteniamo sempre il pensiero con una sospensione. Cioè, voglio quello, ma potrebbe anche essere. E questo ci permette di cambiare immediatamente il giudizio qualora ci accorgiamo di aver sbagliato. Cioè non dobbiamo chiedere scusa, ho sbagliato, o chiedo perdono perché ho sbagliato. No, abbiamo lasciato il pensiero fluido, abbiamo dato un giudizio perché la quantità di fenomeni, la quantità di elementi che avevamo era per fare quella cosa. Però un giorno ci arrivano 10 fenomeni nuovi, li capiamo e ci accorgiamo che quella cosa non era giusta. Allora non dobbiamo chiedere scusa perché avevamo dato un giudizio, ma adesso che abbiamo nuovi fenomeni cambiamo il nostro giudizio. E questo è il percorso di sviluppo degli uomini. Il cristiano invece si umilia perché il cristiano è creato a immagine e somiglianza del suo Dio. Ogni errore è un peccato, per cui il cristiano non si costruisce, non si modifica. Lui, quando dà un giudizio che non è consono a quello che dovrebbe essere, lui pecca contro il suo Dio, perché lui deve chiedere scusa, deve umiliarsi. Ma questo non è un comportamento da uomini. Cioè, gli uomini affrontano la vita, gli uomini si costruiscono nella vita. Ogni volta che la quantità di fenomeni fa variare il giudizio, gli uomini variano il giudizio. Non è che devono chiedere scusa o devono chiedere perdono perché avevano dato un giudizio che è sbagliato. Devono essere sempre pronti a cambiare il loro giudizio, magari anche a 180 gradi se necessario, no, non è importante. Però manteniamo sempre il giudizio fluido. E per mantenere il giudizio fluido dobbiamo sempre chiedersi il perché delle cose. Dobbiamo sempre avere presente che lo sconosciuto che ci circonda è sempre maggiore del conosciuto e noi dobbiamo essere audaci e coraggiosi per affrontare continuamente lo sconosciuto, per farlo diventare conosciuto, per arricchirci, per espandersi. Questa è l'essenza della stregoneria.
Ricordiamoci sempre, questo è ciò che va a costruire il paganesimo, non altre cose. Dopo i nomi, le rappresentazioni, le scenografie, quelle le facciamo, non ha importanza. Possiamo sempre rappresentare qualunque forma divina che noi abbiamo, qualsiasi tensione divina, ma quella è forma, non è l'essenza. L'essenza è ciò che noi proiettiamo nel mondo e ciò che dal mondo riusciamo a percepire, riusciamo ad afferrare e a fare nostro. Questo è importante, questa è la cosa fondamentale. Benissimo, io ho finito l'argomento per oggi. Vi ricordo che i numeri di telefono di Radiogamma sono 700 700 e 700 838 per entrare in diretta o per insultarmi in diretta, come è abbastanza normale. Io comincio con la rassegna stampa di oggi. La rassegna stampa cominciamo dal Gazzettino del martedì 11 agosto 1998. C'è una specie di guerra per le croci sulle vette, una guerra di religione. E c'è un articolo dove l'amico Messner dice: se sto giro mettono la croce sull'Everest per il giubileo, giuro che vado su io e la tiro giù. Bene, come pagani non possiamo altro che essere assolutamente solidali con Messner. Noi diciamo sempre che le croci sulle montagne sono delle specie di tappi di energia alla montagna, sono per bloccare il flusso dell'energia sulle montagne. Noi, per noi è una cosa odiosissima quello dell'abitudine dei cattolici di mettere, dei cristiani e dei monoteisti di mettere la croce o di mettere il Buddha o di mettere quelli che sono i simboli monoteisti sopra le montagne, perché le montagne sono delle coscienze viventi, sono parte di una coscienza più grande che la terra. E la montagna deve essere vissuta per quello che è, come qualsiasi posto della terra. Se dopo uno ne ha bisogno di usarla, la usi pure. Ma mettere la croce, mettere il Buddha, cioè, è una specie di sfregio alla montagna, è un sfregiare la montagna, sfregiare la vita. Per cui siamo d'accordo con Meisner, cioè, se lui va su, ha tutta la nostra solidarietà. Andiamo avanti dal Gazzettino dell'11 agosto 1998. Caorle, denunciate due infermiere, calmavano con iniezioni di acqua e sale ragazzine nella colonia. È una colonia della Caritas. Bene, queste infermiere, siccome queste ragazzine erano un po' vivaci, una festa di 13-14 anni, di famiglie tedesche, siccome erano un po' vivaci, hanno pensato bene di punirle con iniezioni di acqua e sale. Non so se vi rendete conto. Fa sempre parte dello sempre lo solito concetto che io non cesserò mai di ripetere. Siccome il cristiano pensa che le persone sono bestiame di un gregge e le bestie vanno allevate, e lui ritiene di doverle allevare, di doverle domare, di doverle ammaestrare, bene, si permette di praticare queste iniezioni. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao. Ha una coscienza, Sì? sbaglio? Sì? Si arriverà, non so quando, a una unione di tutte le coscienze? Sì? E quando? Te lo dico per radio. Sì, ciao. Ok, ciao. Scusate, ho un attimo di problemi per il telefono, spero di usarlo al meglio comunque. Dunque, esiste un processo abbastanza complesso, nel senso che ogni individualità sviluppa se stessa, cioè io come Claudio Simeoni in questo momento sviluppo me stesso, la Terra in quanto se stessa sviluppa se stessa, no? Dopodiché c'è una serie di rinascite. Abbiamo detto il feto muore, nasce il bambino. Il fanciullo muore, nasce l'essere umano adulto. L'essere umano adulto nel paganesimo, in stregoneria, muore, nasce l'essere luminoso. Il corpo luminoso, l'essere luminoso, ha delle fasi di trasformazione, dopodiché arriva per sedimentazione, cioè il continuo del suo sviluppo avviene unendosi col pianeta Terra, unendosi col Sole, unendosi con la natura. Cioè, a un certo punto il tutto, una volta che la consapevolezza si è sviluppata, si unifica. Non è che perde la propria individualità, però c'è una sedimentazione. Per cui esistono delle fasi di sviluppo in cui diventeremo il tutto. Però ti assicuro che la visione in quel momento è un casino. Cioè, dire a qualcuno arriveremo a questo sembra quasi dargli una verità. Io so che abbiamo questo, però non, di solito non lo uso quasi mai, proprio perché
viene fuori dopo robe tipo il karma, tipo questo, e a me queste cose danno un pochino sui brividi. Vediamo un'altra. Pronto? Questa è occupata. Cioè, per me queste cose mi danno un attimino sui brividi. Allora cerco di sviluppare quello che è la situazione adesso fino alla fase successiva, fino al quarto mondo, cioè alla costruzione del corpo luminoso. Però andare oltre diventa molto difficile, anche la visione diventa sempre offuscata e diventa a sensazioni, a flashback continui, per cui l'interpretazione diventa difficoltosa. E magari non è neanche giusta, cioè magari ci sono delle altre cose che non riesco ancora a vedere o a interpretare. Diciamo che, grosso modo, quello che ho interpretato io è questo. Per cui, dato questo, che naturalmente può essere modificato da visioni diverse, da situazioni diverse, però attenzione, la costruzione della libertà, la vita, è quello che ci dice se una visione è corretta o può essere corretta o è sbagliata. Può essere tranquillamente modificato, ma io preferisco parlare della vita di oggi, cioè preferisco parlare di quello che ci costruisce fino all'atto della morte del corpo fisico. Ho un po' di paura ad affrontare, diciamo così, l'infinito, perché non ho sicuramente la forza per farlo. E ti dico, si può andare benissimo oltre, sicuramente tanta gente va oltre, però è un cammino di libertà, è un cammino di sviluppo di noi stessi. Oltre all'iniezione, passiamo invece a un altro articolo dal giornale di Vicenza dell'8-8-1998. 8 agosto 1998. Pedofilia, 9 anni di carcere a un prete inglese, il quale, padre David Crowley, di 44 anni, era accusato di aver sistematicamente abusato di bambini affidati alle sue cure, scegliendoli fra quelli più vulnerabili, con cui veniva a contatto. Dopo averli redarguiti per qualche mancanza, passava la notte con loro per somministrare quello che spacciava per un trattamento che li avrebbe migliorati. Attenzione, è sempre uno padrone di bestie, cioè è sempre il pastore che ha il bestiame del gregge e che si reputa di poter fare quello che vuole. È sempre uno che non è condizionato a leggi, che non deve rispondere a nessuno. È l'immagine e somiglianza del Dio padrone che lui riproduce. Cioè, queste cose non sono malvagità di qualsiasi pedofilo, di qualsiasi delinquente, di qualsiasi cosa. Cioè, sono il frutto di un'educazione religiosa precisa, è il frutto di una dottrina, è ciò che una dottrina produce nelle persone. Questo dovremmo sapere, è questo che deve essere cambiato. Dal Gazzettino dell'11 agosto 1998. Offende Allah e la annega. Un iracheno ha ammazzato la sorella che a suo dire aveva violato la legge islamica. È sempre il monoteismo. Io sono padrone, io sono Allah e io uccido te che tu non hai fatto quello che il mio dettame diceva che tu facessi. Io sono il tuo padrone e ho il diritto di vita e di morte su di te. Attenzione sempre quando guardate dei sistemi religiosi. Attenzione cosa costruiscono. Vietnam. Reso folle dall'idea di essere stato colpito dal malocchio, un uomo ha massacrato a coltellate 12 persone, fra le quali 9 bambini, in Vietnam, e prima di arrendersi. Cioè, anche questo, aver paura di avere il malocchio, essere perseguitato, è sempre una forma di condizionamento educazionale religioso monoteista. Cioè, stiamoci sempre attenti a queste cose. Quando non si è in grado di prendere nelle proprie mani la propria vita, di affrontare la propria vita, di combattere per le proprie cose, di essere responsabili di se stessi, si è preda di qualsiasi paura, si è preda di qualsiasi superstizione, si è preda di chiunque vuole metterci in ginocchio, vuole farci credere delle cose non vere. Per cui prendersi sempre in mano la responsabilità della propria vita, sempre. Passiamo alla Repubblica dell'11 agosto 1998. Chiesa e Inquisizione, così chiederà scusa. La Chiesa chiederà perdono per le vittime dell'Inquisizione entrate in funzione del 1542. Su questo argomento bisogna essere chiari. La Chiesa che chieda perdono, o non chieda perdono, sono affaracci suoi. Per quel che mi riguarda me, deve pagare per i danni fatti, deve subire le pene sociali per ciò che ha conseguito. Ne è responsabile moralmente, ogni cristiano in questo momento è responsabile morale di tutto quello che è successo. La responsabilità morale
È una cosa che si assume nel momento stesso in cui si fa proprio una dottrina. Cioè, tutte le persecuzioni, tutti i danni, tutti i delitti fatti in nome di quella dottrina, nel momento stesso che uno dice io sono cristiano cattolico, bene, è responsabile di omicidio, di strage, di tutte le porcherie che sono state fatte in funzione della dottrina per costruire la dottrina stessa. Questa giuridicamente si chiama responsabilità morale. E la condanna alla responsabilità morale è una condanna precisa. Cioè, c'è gente in galera per responsabilità morale, eh? Stiamoci attenti. Per cui tanto più dal punto di vista filosofico, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, è ancora più importante questo. Per cui a me non me ne frega niente che la Chiesa Cattolica chieda perdono. Se la Chiesa Cattolica chiede perdono, io ho paura che stia costruendo degli altri campi di sterminio, degli altri sistemi di persecuzione. Per cui quella è una pratica cattolica di cui a me non mi interessa. La Chiesa Cattolica deve pagare e deve rimuovere le cause per le quali fece quelle stragi. Le cause si chiamano il macellaio Sodoma e Gomorra, le cause si chiamano il pazzo di Nazareth. Quando la Chiesa Cattolica condannerà il macellaio Sodoma e Gomorra per i delitti contro l'umanità o il pazzo di Nazareth per infamità, allora potremo cominciare a discutere. Dopodiché non so cosa resta del cattolicesimo, però, eh. Andiamo un attimino avanti. Il Gazzettino del 12 agosto 1998, questa è bellissima. Appello del cardinale. Il cardinale Joseph Glemp, primate della Chiesa polacca, ha fatto appello a tutti i vescovi del paese perché tentino di fermare l'azione dei gruppi irresponsabili cattolici che hanno eretto oltre 90 croci vicino all'ex campo di concentramento di Auschwitz. Ad Auschwitz, se non vado errato, c'è stato 1 milione di morti ammazzati, 1 milione, fra ebrei, zingari, omosessuali, comunisti. Bene, fra gli altri, fra tutti quei, e pagani, oltretutto, fra questi ci sono 152 di fede cattolica, i quali però erano nei campi di sterminio per questioni politiche, non erano perché erano cattolici. I cattolici manovravano i forni crematori, cioè tutti quelli che manovravano i forni crematori erano andati a catechismo, erano, vabbè, o cattolici o protestanti, a seconda, però erano tutti cristiani. Bene, ci sono 152 oppositori politici di fede cattolica che sono morti. Ebbene, i cattolici pretendono di alzare 152 croci. Se gli ebrei facessero lo stesso con i loro candelieri a sette braccia, ci sarebbero un 800.000 candelieri. Se gli zingari facessero lo stesso con i loro simboli, ci sarebbero almeno 200.000 di quei. Se gli omosessuali facessero lo stesso con i loro simboli, se i comunisti facessero lo stesso con i loro simboli, se i testimoni di Geova, i pagani facessero lo stesso con i loro simboli, sarebbe una cosa incredibile. Bene. I cattolici si permettono di fare questo in sfregio all'umanità con 152 di fede loro e neanche andati dentro perché erano cattolici, ma perché erano oppositori politici. È veramente una cosa vergognosa, è un disprezzo all'umanità, è un non voler riconoscere la storia, non voler rimuovere quello che sono le cause che hanno portato alla costruzione dei campi di sterminio. E penso che sia una delle cose più vergognose che esistino. E Glemp ha ragione perché dice adesso me ne dicono di tutti i colori, oh ragazzi, basta fermeve, basta croci, basta croci per carità, se no dopo in effetti il cattolicesimo in Polonia sta avendo un regresso non indifferente, anche se in Lituania e in Estonia stanno nascendo i primi partiti pagani, non so che tipo di paganesimo sia, ma comunque sta venendo fuori anche questo. Mi auguro che siano pagani davvero e non pagani da superuomo. Va bene, andiamo dal Gazzettino, andiamo un po' più indietro, del 31 luglio 1998. I talebani a caccia di televisori. I talebani stanno distruggendo tutti i televisori che ci sono, tutte le antenne paraboliche di Kabul. I talebani, vi ricordate, una volta c'erano i mujahideen, dopo sono arrivati i talebani, una volta c'erano i sovietici che avevano invaso l'Afghanistan. C'erano i giornali pieni di articoli su questi cattivi sovietici che avevano invaso l'Afghanistan. Bene, dalle prime pagine gli articoli sull'Afghanistan sono spariti quando i mujahideen sono entrati a Kabul e hanno messo il velo alle donne. In quel momento sono spariti tutti gli articoli sui mujahideen. Non c'erano più sovietici, e però c'è la persecuzione. Però adesso c'è il monoteismo. Adesso sono arrivati i talebani, che sono i preti, gli studenti di teologia musulmani.
e stanno distruggendo il futuro di un intero popolo. Beh, non vedo articoli sui giornali, mentre ne vedo altri di altri tipi, e questo mi addolora moltissimo. Però ogni popolo deve affrontare la vita da quello che ha. Frugugliando rispetto a vecchi articoli, frugugliando, frugugliando, a proposito del chiedere scusa, dove Biffi fa polemica con Ratzinger e Biffi dice: la Chiesa non chiede perdono a nessuno. Che strano, prima dice che chiedono perdono, dopo non chiedono perdono a nessuno. Perché questo? La Chiesa non ha peccati, dice Biffi. L'ho detto anche al Papa quando abbiamo pranzato insieme nel luglio scorso. La Chiesa non può peccare e nemmeno il Papa lo pensa. La Chiesa è la sposa di Cristo. Vi pare che Cristo possa sposare una donna brutta? Anzi, state attenti a parlare male della Chiesa, perché Gesù è mediterraneo e geloso. Vi rendete conto a che qua siamo esattamente agli stessi livelli di se lavora, se fatica per la pancia, per la fica. Cioè, si butta in vacca qualsiasi cosa che si tenta di costruire proprio per impedire che qualunque cosa venga costruita, per riuscire a continuare a mantenere le condizioni per costruire l'orrore. E questo è Biffi. Per cui quando la Chiesa chiede perdono, sapete che è una menzogna, sapete che è una menzogna è grossa e pesantissima. Vabbè, questa mi sembrava di averla già letto, dall'Espresso del 23 luglio 1998. L'uomo che scoprì il clitoride. Vediamo un attimino. Pronto? Ciao, un attimo, dimmi. Se a me coscienza si unirà, se tutte coscienze si unirà, a me coscienza, che cosa ha a che vedere con la coscienza di Wojtyla, di Hitler, di, non so. Loro non hanno più, non esistono più, cioè Wojtyla non esiste più, a parte perché è un cadavere che cammina, ma lui non ha la possibilità di trasformare, la morte del corpo fisico per lui è la fine di tutto. Non ha coscienza? Sì, tutte le persone che non costruiscono il loro corpo luminoso, la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso, cioè non esiste più dopo. Non riesco a capire. Allora, Me metto giù, metto giù. mi senti? Me metto giù, metto giù, metto giù. Metto giù? Sì. D'accordo. Allora, la vita è un momento per costruire. Ah, sì. No. La vita è un momento per costruire il proprio corpo luminoso. Chi sceglie di non costruire il proprio corpo luminoso, chi sceglie di praticare il potere di avere, di appropriarsi degli individui, non costruisce il suo corpo luminoso, cioè non costruisce se stesso. Alla morte del corpo fisico cessa di esistere il corpo luminoso. Questo è ateismo, cioè voi pensate all'ateismo. L'ateismo dice questo: quando uno muore, si è morto. Bene. Chi pratica il potere di avere, chi pratica il possesso degli individui, la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso. Il corpo viene mangiato dai vermi e l'energia vitale si dissolve. Perché la vita è una costruzione di noi stessi. Se noi non ci costruiamo, le due cose coincidono. Se noi viviamo normalmente, se noi pratichiamo la nostra vita normale, prendendoci in mano la nostra responsabilità, non abbiamo problemi. Però se noi rinunciamo a prendersi in mano le nostre responsabilità e soddisfiamo i nostri bisogni appropriandoci delle persone, la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso. Per cui non ha niente a che fare con Wojtyla e con Hitler. Pronto? Ciao ragazzi, sono l'Anna Maria di Venezia. Ciao. Ciao, ascoltami, cari, mi viene una curiosità, perché più che studio e manco la capisco. È vero che Gesù Cristo era socialista? Da quello che ho sentito anche da piccolo e anche quando che ero più grandina. No, non è vero. Non è vero? No. Ehi! No. Ecco, ora è falso. Adesso Chi fai. che ho detto? Ti racconto Ecco, una no, bugia. era una curiosità mia personale. Va bene. No, perché ha detto che Gesù Cristo era socialista Sì, e per niente, come se quelli che lottava di guerra come che a volte di via Garibaldi, no? Quelli che faceva i soldati dei Garibaldi e adoperava il fazzoletto rosso. Ecco, mi ti spiego così, ecco, ma tanto no, per chiedere anche, perché mi sono curiosa in tutte e curiose, perché mi piace sentire e anche dividere come che va le parole, no? E non badare quel che dice gli altri, è vero?
Mi da piccola il mio ha sempre detto, e da signorina me l'hanno detto, mico sempre stata zitta, però adesso che ho l'opinione da telefonarvi a voi altri, è giusto che mi cava via sta pavana. Va bene. Va bene? Va ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Va bene. Allora, intanto continuo con la risposta un attimo prima. Cioè, la vita è un momento per costruirci, altrimenti noi non avremo senso di parlare del crogiolo dello stregone, perché se tutto è predeterminato, se ti tenassi e tanto te mori, tanto vale che te fassi quel che te vuoi, cioè non esiste più la responsabilità della propria esistenza, ma l'esistenza invece è un momento per costruirci, ed è un momento per costruirsi con tutto quello che ci circonda. Detto questo, la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso, se uno lo gava il suo prendendosene, ma costruendosi, ampliandosi, cioè il bambino prende lo sperma del padre e costruisce se stesso per 9 mesi, dopodiché si trasforma, muore il feto e nasce il bambino. Il bambino appena nato si costruisce per anni, l'adulto deve continuare a costruirsi per costruire il corpo luminoso, questa è la logica. Andiamo avanti. Pronto? Questa è la logica da seguire. Tutto il resto non esiste, cioè nel senso che non esiste il fatto che uno può anche fare tutto quello che vuole nella vita, cioè è liberissimo di fare quello che vuole, però quello che vuole può costruire il proprio corpo luminoso o distruggere il proprio corpo luminoso. Se fa quello che vuole, nel senso di dilatare se stesso, lo costruisce. Se lo fa nel tempo, nel senso di rattrappire se stesso, tanto se gli altri che pensa a lui, non fa altro che distruggere la propria costruzione. Proviamo a vedere. Pronto? Pronto, ciao Franco. Ciao. Qui è Franco. Scusami Claudio. Scusami, Dimmi. Niente, stavi, purtroppo ti ho preso proprio adesso e prima non c'ero, mi dispiace tanto. Ascolta, però stavi parlando delle scuse che la Chiesa aveva chiesto scusa, mi pare, sì, un sì. Cardinale. Sì, che aspetta perché non ti sento. Sì. Perché mi avevo in sintonia, se no. Biffi afferma che la Chiesa non chiede scusa a nessuno, in realtà. Sì, perché ormai è una menata, perché stavo leggendo il libro su Franco, no? Sì. E appunto c'è un articolo qui, c'è scritto che la Chiesa di Spagna chiede perdono, cioè qui sì. Dice che riconoscono umilmente, chiediamo perdono di non aver saputo a suo tempo comportarsi come avremmo dovuto avere i ministri di Dio, mentre il nostro popolo è diviso da una guerra tra fratelli. Però in realtà sappiamo che in Spagna c'è stato un colpo di Stato praticamente, no? Sì. Perché avevano vinto le elezioni normalmente, i repubblicani. Poi diciamo che la Chiesa della Crociata, dicono, dopo aver combattuto successivamente nel corso della storia i musulmani, i protestanti, i francesi e il proletariato, la Chiesa spagnola affronta la Repubblica. Nessuno oggi osa più contestare che in certe regioni essa abbia preso parte attiva alla preparazione e all'esecuzione del colpo di Stato. No, ma i preti hanno fatto guerra? Sì, sì, scrive Georgel nel suo Le Franquisme. Georgel ricorda che il vescovo di Cartagena disse all'annuncio dell'alzamento: benedetti siano i cannoni se nelle brezze che aprono fiorisce il Vangelo. Poi qui c'è i contadini rimproveravano la Chiesa di aver sempre sostenuto i signori, approvato la repressione che tenne dietro la rivolta delle Asturie, approvando la spogliazione dei catalani, insegnato sempre i poveri la sottomissione all'ingiustizia, mentre ora predicava la guerra santa contro di loro. Tutti gli spagnoli rimproverano di aver segnalato i fascisti nei paesi conquistati da loro i nomi dei malpensanti, non ignorando che li mandavano alla fucilazione. Vero. Dalla Speranza Mondadori, André Malraux. Quindi poi nel 71 arrivano le scuse, quelle che ti ho detto prima,
E poi c'è anche praticamente il fondatore della, c'è in questo libro il fondatore della, della Falange, questo José Antonio Primo de Rivera, che è il fondatore della Falange spagnola, praticamente era dall'inizio del 1934, José Antonio, il fondatore della Falange, era nel senso più stretto un agente stipendiato dall'ambasciata italiana di Parigi, era il numero due della lista dei pagamenti e percepiva 50.000 lire sì, di allora, al mese, eccetera, eccetera. Quindi la, la sensazionale relazione della, dello storico francese Max Gallo, che si basa su documenti segreti fotografati dagli americani a Roma nel 1944, depositati attualmente negli archivi nazionali di Washington. Praticamente questo Primo de Rivera, che è fondatore della Falange in Spagna, cioè era un agente stipendiato da Mussolini, quindi praticamente qui c'è il fascismo, poi tu sai che hanno, avevano fatto i patti lateranensi, andavano a braccetto, certo, insomma. E poi tutto quel che ne segue, alla fine poi la Chiesa chiede perdono, insomma è sempre il solito ritornello. Sì, sì. Eh? È sempre il solito ritornello. Non ti sento male. Sì, lo so, ma devo girare un attimo. Come? Devo girare un attimo, altrimenti mi infischio la radio. Ascolta, no, vuoi niente, volevo, a proposito di crociate e di che... Pronto? Sì, sì. Sì. Vai? Sì, beh... Vai tranquilla tu. Se tu mi senti, sì, ecco. Sì, perfetto. No, siccome ormai sono parecchi mesi che una volta alle streghe, una volta al Giordano Bruno, una volta a Galileo, un'altra volta adesso non mi ricordo, non mi viene in mente, che so, a questi chiedono scusa continuamente, vedendo l'altro giorno sul libro di Franco sulla guerra civile di Spagna, avevo letto questo e volevo dirtelo. Pronto? Fatto benissimo. Sì, volevo... Sì, è sempre il solito ritornello, cioè non... Non cambia niente. Sì, va e viene comunque. Ecco, io metto giù e... Sì. D'accordo. Ciao. 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 Dovete scusarmi un attimo, ma ho il telefono che mi va un po' in sintonia con la radio. No, il problema è effettivamente ha ragione, amica, perché in effetti la Chiesa sta menando un po' a chiedere scusa a Vadevegna, chiedo scusa per questo, chiedo scusa per quello. In realtà non chiede assolutamente scusa, perché lei è la delegata di Dio in terra. Cioè, come può Dio chiedere scusa? E lei è la rappresentante di Dio. Per cui è solo una truffa. Ricordatevi che la Chiesa non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Questo è un dogma della Chiesa, cioè è un dogma che la Chiesa non può prescindere da questo. Per cui il chiedere scusa è solo una forma, è solo un'apparenza, è solo un imbroglio, un inganno. Andiamo avanti sempre con l'uomo che scoprì il clitoride, questa ve l'ho già letta. È la storia di un medico, è la storia di un medico, Matteo Colombo, di un anatomista che ha scoperto che in realtà esiste una sessualità, esiste il piacere anche della donna, molto tempo fa. Ha scritto un romanzo che ha varie vicende. Ebbene, alla domanda che gli dice il giornalista, è il Papa che beve sangue di bambine giustiziate, poi magari mi diranno perché reato. Bene, dice il giornalista Federico Adahazzi, l'ho trovato in un libro, ci sono testimonianze che per cercare di curare Papa Innocenzo III, il macellaio dei Catari, tanto per ricordarci, e non Paolo III come nel mio libro, fu usato anche questo sistema. Cioè, per curare un papa pazzo, un papa delinquente, si sono giustiziate delle bambine per fargli bere il sangue. Cioè, io mi chiedo, ma siamo uomini o caporali? Cioè, non so, non esiste neanche chiedersi qualcosa, là è solo merda e basta. Dalla Repubblica del 21 luglio 1998, Egitto, bimba muore dopo l'infibulazione. Mutilazione sessuale per il 97% delle donne egiziane. Cioè, l'infibulazione è una porcheria, ma una porcheria. Ma una porcheria che solo un monoteista può pensare. Cioè, è come segnare dei bambini che nascessi che tagliassimo le mani. Non so se vi rendete conto.
Cioè, siccome praticamente queste possono sempre essere vacche per far figli o carne da lavoro, si ci può permettere di infibulare veramente. Cioè, una cosa odiosa, non esiste parola. Cioè, solo un monoteista può arrivare a fare cose del genere, pensa, tipo la verginità, tipo, vabbè, andiamo avanti. Tenete presente però che esiste questo, tenete presente che questo orrore può essere la riforma che qualcuno vuole. Cioè, quando qualcuno parla in termini generici di riforma dello Stato sociale, ricordatevi che questa, la riforma può portare a questo. Cioè, non necessariamente quando uno dice riformiamo lo Stato sociale le cose possono andare in meglio, eh? Può anche avere in testa proprio di ricostruire uno stato islamico, uno stato cattolico, integralista. Cioè, questa è la riforma. Cioè, stiamoci attenti anche a guardare, chiedersi il perché delle cose. Se uno ci dice la riforma, dove, come, quando, perché, sempre. Dove, come, quando, perché, sempre. Mai accettare gli aggettivi. Mai dire, se uno dice, beh, riformiamo questa cosa. Sì, ma per andare dove? Per fare cosa? Cosa? E se non ci dice cosa fare immediatamente, pigliarlo subito per il collo, perché là c'è inganno, là c'è imbroglio. Sempre. Dove, come, quando, perché. Sempre. Iran, ragazze depresse e allarme, dal Gazzettino del 26 luglio 1998. Teheran, nella provincia di Qum, la città santa dei siti dei monoteisti, almeno il 7% degli adolescenti soffre di depressione per mancanza di occasioni di divertimento, per la povertà e perché spesso deve abbandonare gli studi. Attenzione, se in Italia abbiamo il 2-3% di ragazze depresse, qua siamo al 7% e la percentuale è in aumento. Attenzione sempre, se non abbiamo la capacità di costruire il nostro futuro, può arrivare anche l'orrore. Può arrivare l'orrore dell'Afghanistan, può arrivare l'orrore dell'integralismo cattolico, può arrivare la distruzione, tipo quella che vuole il Dalai Lama per il Tibet. Cos'ha di così prezioso il Tibet che vuole il Dalai Lama? Ha 400.000 fra bambine e bambini che può piazzare sul mercato della prostituzione. Cioè, se il Dalai Lama dovesse vincere in Tibet, dovesse battere i cinesi, ricordatevi sempre che ci sono 400.000 bambini e bambine che finiranno sui mercati della prostituzione. E non c'è alternativa. Non è da dire, ma non è vero, lui non vuole questo. No, le cose dicono che è questo. Cioè, gli elementi di sviluppo del futuro dicono che è questo. Per cui ricordatevi, chi appoggia la repressione... A me non piace la repressione di nessuno su nessuno, però so anche guardare dove le cose possono andare se. E quando un padrone dice questo è mio... Quando dice questo è mio, le cose possono solo peggiorare, perché il Dalai Lama non propone di migliorare la situazione di quello che è adesso, propone solo di appropriarsene. E quando qualcuno vuole appropriarsene, l'unica ricchezza che ha il Tibet in questo momento sono 400.000 bambini e bambine che, anziché diventare persone, anziché tentare di costruire il loro futuro, magari in situazioni non buone, perché la situazione del Tibet non è la situazione migliore, andranno a foraggiare il mercato della prostituzione. Attenzione sempre a queste cose, attenzione, che poi non dite, ma io non lo sapevo, sa, me veramente, quando mi volevo che l'Albania finisse il regime comunista, me non volevo che fosse 200.000 prostitute albanesi in Italia, me non volevo sta roba, sa, ti giuro, guarda, me non volevo, no, tu volevi questo era il tuo obiettivo, perché le condizioni che tu proponevi erano queste. Cioè, tu non proponevi una struttura economica diversa, tu non proponevi di dividere in maniera diversa il prodotto interno lordo, tu non proponevi di costruire un'educazione diversa, tu non proponevi di costruire un'agricoltura diversa. L'unica cosa che proponevi era la distruzione del presente, per cui tu sapevi che la distruzione del presente avrebbe comportato 200.000 bambine vendute come prostitute in Occidente. Tu dovevi saperlo, non potevi non saperlo. Per cui, quando cambiamo le cose, dobbiamo sapere la direzione in cui cambiamo le cose. Dobbiamo avere chiaro cosa otteniamo facendo questo, perché noi siamo responsabili sempre di ogni nostra azione. Non possiamo dire io non sapevo. Non esiste giustificazione del io non sapevo. Non esiste. Io faccio questo perché questo intendo costruire e io sono responsabile di questo. Tutti i giornalisti che hanno appoggiato, che hanno parlato contro l'invasione sovietica in Afghanistan, sapevano che appoggiavano la distruzione del sistema sociale afghano, e questo era il loro obiettivo. Non potevano dire io non sapevo,
non esiste, io non sapevo. Andiamo avanti ancora, va? Dal gazzettino del 27 luglio 1998, medicina tibetana in CD. E la Cina sta tentando di raccogliere tutta quella che è la medicina tradizionale tibetana e inserirla in un CD. I quattro classici della medicina tibetana e centinaia di ricette del maestro Koru Cherang, uno dei pochi sopravvissuti che conservano i segreti dei decotti utilizzati per secoli in questa regione, saranno pubblicati su compact disc che presto saranno venduti al grande pubblico. Il Collegio di Medicina Tibetana ha spiegato che nel CD saranno inserite più di 20.000 ricette utilizzate e per 25 secoli dai tibetani che utilizzano per le loro medicine infusi a base di vegetali, minerali e interiore di animale. E questo è un lavoro che sta facendo la Cina. Andiamoci un altro passaggio. Dal gazzettino del 25 luglio 1998. Pagine locali. Cavallino, rinvenuti ceri e un pollo sgozzato. Tracce di riti satanici vicino a un cimitero. Allora, chiariamoci un attimino. Ormai in Italia stanno affluendo molti extracomunitari. Molti extracomunitari, alcuni dei quali provengono anche dal Brasile, da Haiti, eccetera, dove hanno alcuni loro riti religiosi, consistono proprio nel sgozzare animali, nel versare sangue, nel fare impasti di sangue e farina. Bene, queste cose con l'arrivo di extracomunitari avranno sempre uno sviluppo maggiore, cioè è facile che verranno trovati in giro. Penso che siano essenzialmente brasiliani o haitiani che hanno queste pratiche, per cui ne troveremo sempre in giro. È inutile parlare di riti satanici o di altre cose. Fanno parte di una ritualità religiosa che è propria sia del Brasile sia di Haiti. Per cui con l'arrivo degli extracomunitari queste cose saranno sempre più soventi. Infatti le hanno trovate praticamente in una spazzatura vicino come altare tra cumuli di immondizia sui quali una sorta di progressione si ritiene si sia svolta questa messa, che non è una questione di satanismo, è proprio una questione di ritualità brasiliana, ritualità che hanno in giro questa gente. Andiamo ancora. Dalla Repubblica del 24 luglio 1998, e anche questo deve far riflettere. Deve far riflettere perché dice: Papa Wojtyla boccia la Chiesa federale, documento per limitare il potere delle conferenze episcopali. La Chiesa, dice l'articolista, resta monarchica. Con la legge quadro sulle conferenze episcopali pubblicata ieri, Papa Wojtyla ha bocciato qualsiasi tendenza a dare un sia pur ordine federale alla comunità di 900 milioni di cattolici. La Chiesa universale, dice testualmente, non può essere concepita come somma di chiese particolari, né come federazione di chiese particolari. Solo il Romano Pontefice, capo del Collegio Episcopale, può esercitare singolarmente la suprema podestà sulla Chiesa. Cioè, dice in sostanza Wojtyla, il padrone sono io e faccio quello che voglio io. E questo è il demandato dal Dio padrone ed è il demandato come rappresentante di Dio in terra. Cioè lui è Dio in terra, il rappresentante del Dio. Non esiste altre rappresentazioni. Per cui lui fa quello che vuole perché la sua parola, quando parla in dottrina, è parola di Dio. Cioè lui è il padrone, un tale padrone, che quello che lui dice è quello che dice Dio. Fate un po' voi. Cioè, se dopo questa non può degenerare impazzia nelle persone, non è possibile che non avvenga, perché tante persone si sentono di essere onnipotenti, simili a Dio. E questa è la pazzia che viene coltivata attraverso l'educazione. Andiamo avanti ancora, dal gazzettino locale di Venezia. Sacerdote Mestrino ordinava cassette porno.
Il terzetto, accusato di recitazione di materiale pornografico, ha scelto di patteggiare 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Cioè, io non ho niente contro il prete che si guarda cassette porno, non ho assolutamente niente di questo. Quello che a me mi scoccia è la diversità che c'è fra il predicare e l'azione. Cioè, quando l'azione tende ad imporre agli altri delle condizioni per cui gli altri non possono avere soddisfazione per i propri bisogni. Cioè, tu non devi guardare la pornografia perché è peccato, però intanto io me le ordino. Cioè, io che sono il prete mi ordino le cassette. Cioè, questa roba è brutta, capito? Cioè, questa roba stona. Dopodiché a me qualcuno guarda le cassette pornografiche, le cassette, alcuni tipi di pornografia piacciono anche a me e io me le guardo anche volentieri e non ho nessun problema. Non mi piace la violenza, non mi piace la pederastia, non mi piace il possesso, però un buon film pornografico me lo guardo volentieri. Dopodiché, se c'è violenza, se c'è pornografia, se c'è possesso, allora mi fa un po' schifo, però se è una roba sana mi piace. Pronto? Pronto? Sì? Ma cosa sento io dire? Non capisco niente. Dimmi. È quello che parla, cosa dice? Ostrega. Bene, è arrivato Mario. Chiudiamo le trasmissioni. Mi avevano detto che Mario non doveva venire. Questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ci risentiamo alle ore 19. E vi ringrazio per avermi ascoltato. Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e appuntamento alle ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.